1.116. Passiamo ora all'emendamento Nuti 1.112 a pagina 9 del fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Sanna, prego. Grazie Presidente. Ma vorrei ricordare ai colleghi il merito di questo emendamento. Stiamo parlando delle funzioni del nuovo Senato e in particolare della funzione di valutazione delle politiche pubbliche. L'emendamento propone una specificazione di questa valutazione che abbiamo visto prima, respingendo tutti gli emendamenti che intendevano modificare la definizione generale per limitarla ad una più specifica, e devo dire che se avessero mantenuto quella definizione generale e, esemplificando, avessero indicato specifiche preferenze di valutazione, se non fossimo alla quarta lettura, si poteva anche dire che in una cattiva forma di legislazione costituzionale potevamo aggiungere a una valutazione di genere anche una valutazione di species, ma questo l'abbiamo già superato. Quindi i colleghi di 5 Stelle stanno dentro il gioco, cioè accettano che il Senato, il nuovo Senato, sviluppi una propria attività di valutazione delle politiche pubbliche, e questo è già molto apprezzabile. Ricordiamo che questa valutazione delle politiche pubbliche è una specificazione del controllo parlamentare. Non è vero, chi ha detto prima, che è un concetto che non si capisce, che è una cosa che mettiamo per far, come dire, diluire la capacità di precisione del testo costituzionale. Siamo nell'ambito del controllo parlamentare, e il controllo parlamentare si fa, oltre che con l'indirizzo politico pieno, cioè dando e togliendo la fiducia al governo, anche con la valutazione delle politiche pubbliche. Del resto, la relazione finale del cosiddetto Comitato dei Saggi, trasmessa al Presidente del Consiglio pro tempore Enrico Letta nel settembre 2013, insisteva sulla opportunità che il Senato avesse questa possibilità di valutazione. Ora ci si dice, quando nello specifico la valutazione al Senato, al nuovo Senato, viene richiesta sull'impatto delle politiche dell'Unione Europea, di togliere questa valutazione d'impatto per andare ad una, la leggo, valutazione del gradimento dei cittadini sulle politiche dell'Unione Europea. Ora, un Parlamento non è un istituto di sondaggi, cioè non è che il Parlamento si mette a rilevare con quali sistemi, poi mi chiedo, il gradimento dei cittadini. Il Parlamento dovrà farlo con una capacità di analisi dei risultati e degli impatti molto più raffinata e molto più concreta. Se l'Unione Europea mi dà con questa direttiva questa calata di effetti sulla regolamentazione legislativa italiana, che cosa ha prodotto questo? Se l'Unione Europea mi dà 20 miliardi di fondi strutturali in un dato periodo, come li abbiamo spesi? Che tipo di impatto hanno avuto sui territori? Ecco, io credo che sia molto più opportuna questa capacità di analisi e di valutazione che quella sul gradimento. E siccome, voglio ricordarlo soprattutto ai colleghi della Lega, ai quali chiedo un voto contrario a questo emendamento, si parla di impatto sui territori, io credo che questo sia il terreno proprio di una Camera che si dovrà occupare di rappresentare le istituzioni territoriali in ambito nazionale, quindi un sistema che autorevolmente registrerà anche in termini critici l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sul nostro Paese. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole San Nicandro, ne ha facoltà. Il relatore di minoranza ha espresso parere contrario a questo emendamento. Voglio No, spiegare un po' veramente, onorevole San Nicandro, ci sta il parere favorevole della minoranza di 5 Stelle e favorevole del relatore di minoranza della Lega, mentre si è rimesso all'Aula il relatore di minoranza della
della Lega Nord, scusi, Fratelli Italia favore, e parere contrario del relatore dei 5 Stelle. Quindi è diversificato in questo modo il parere dei relatori. Avevo capito che il collega 40 si fosse espresso. Così. Collega 40, sì, no, siccome sono quattro i relatori di minoranza, chiedo scusa, non avevo capito. Facevo riferimento al nostro collega. Quindi, quali sono le ragioni? In effetti è stato già, questa volta sono d'accordo con Sanna, che il Senato non può essere un ufficio di sondaggi. Probabilmente c'è una sottile ironia in questo emendamento, dal momento che stiamo sì cercando di ridurre il danno, ma non veniamo presi in considerazione. Probabilmente questo emendamento serve per, come dire, per ironizzare sulle funzioni del Senato, perché in fin dei conti è un Senato che ha poca dignità istituzionale. Però è evidente che verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori, anche qui c'è da